Che dire, più che applaudire, direi che non c'è cosa più giusta. Ma comunque, allora, signori e signorine, bentrovati in questo mio nuovo video. E che dire, intanto andiamo un po' a parlare dell'argomento. Che è successo? L'avete sicuramente intuito dal titolo, anche perché se no neanche la privata il video se ne sapevate di che stavo a parlare. Ma comunque, allora, ieri sera, tra le 20:45 e le 22:30, si è consumata un'impresa calcistica. Siamo abituati ormai a delle imprese pazzesche da qualche anno a questa parte, con insistenza, perché poi le imprese sono sempre state il bello di questo sport indecifrabile che noi amiamo per questo. Perché è lo sport più strano e anche più bello al mondo. 2 settimane fa si gioca l'andata degli ottavi di Champions League al Parco dei Principi e il Paris Saint-Germain vince 4-0 col Barcellona. Al che ovviamente uno pensa, ok, perché dai, il Barcellona ci ha abituato sempre a rimonte clamorose, ma 4-0? Siamo sicuri? Cioè, io personalmente, la mia analisi dopo quel 4-0 è stata, ok, sì, il Barcellona è forte, va bene, tutto quello che volete, ma ci sarà un motivo se ha perso 4-0 a Parigi? Non penso che Mo possa rimontare così clamorosamente. Però diciamo che la folla si è divisa, perché comunque sì, il Barcellona effettivamente è talmente forte che una rimonta del genere te la puoi anche aspettare. E allora cosa succede? Stasera, 8 marzo 2017, al Camp Nou si gioca il ritorno. Il Barcellona per passare deve vincere 5-0, oppure 4-0 per raggiungere i supplementari, oppure 6-1, non so se vi dice qualcosa questo risultato, qualora il Paris Saint-Germain segnasse un gol, ma si parlerebbe di impresa clamorosa. E cosa succede? Che il Barcellona va in vantaggio subito con Suarez, poi c'è il raddoppio, autorete propiziata da Iniesta. Finisce il primo tempo 2-0 per i padroni di casa, si entra in campo nella ripresa, rigore discusso per il Barcellona, parte Messi, trasformazione perfetta e 3-0. Qui c'è la svolta, cambia la partita. Perché sul 3-0 il Paris Saint-Germain potrebbe perdere la testa, invece riesce a trovare il gol con Cavani. E a quel punto esplode Emery, esplode il settore ospiti, esplode il Matador, esplodono tutti. Perché ovviamente è il gol che segna, o comunque potrebbe segnare, il passaggio del turno clamoroso. Perché è un gol che arriva comunque nel finale. E allora dice, beh, 3-1, ma quando ce li fanno altri 3? Non scherziamo. Non scherziamo, non scherziamo. Alla fine, ve la siete presa under culo. E sì, perché poco dopo Cavani ha avuto anche la palla del 2-3, che sarebbe stato poi clamoroso, avrebbe cambiato tutto quanto, avrebbe tagliato le gambe al Barcellona. Però il calcio è fatto di episodi. Ter Stegen decide di compiere il miracolo su Cavani, e cosa succede? Che prima Neymar su punizione si mette il 4-1. Poi viene assegnato un altro calcio di rigore al Barcellona, e che comunque farà molto discutere, e si arriva al 5-1, e poi all'ultimo respiro segna l'uomo che non ti aspetti, ovvero Sergi Roberto su calcio di punizione, cioè sugli sviluppi di calcio di punizione, perché sennò poi la gente mi dice, siete di essere preciso. Fischia alla fine l'arbitro dopo un infarto di Pardo in telecronaca e altrettanti coccoloni dei tifosi del Barcellona in tribuna, per non parlare di Luis Enrique che mi pareva mazzone quando è corso sotto la curva, il Barcellona entra nella storia. Allora io cosa ho fatto, ragazzi? Essendo sconvolto, ma penso come la stragrande maggioranza di voi, ho scritto su Facebook un post, più che altro per condividere un po' come faccio sempre il mio punto di vista. E allora ho scritto, il Barcellona non si è regolato comunque, hashtag follia pura. Allora mi sono arrivati tantissimi commenti che mi hanno fatto anche un po' sorridere, ne leggiamo alcuni. Ad esempio Valerio, un sentimentalone, un po' come me in realtà, mi scrive, Fede, mi sono emozionato per loro. Effettivamente io ho pensato, se questa cosa fosse successa alla Roma, penso che l'Olimpico crollava. Poi però realizzi che questa cosa alla Roma non succederà mai, allora capisci che la tua vita è triste. Claudio utilizza un termine forte e chiaro, impressionante, e io direi stupefacente. Anche Nico fa fatica a spiegarselo e ci scrive, non ci posso credere veramente. E mentre la gente si preoccupa dell'impresa del Barcellona, c'è anche chi si preoccupa del Paris Saint-Germain, perché regà, stasera pure loro non si sono regolati, eh. E quindi, allora, c'è Alessio che ci scrive, il Paris Saint-Germain è ricoverato assieme all'allenatore al San Camillo per stato confusionario. Può solo accompagnare. E poi c'è il nostro Danilo Vitrò, che saluto, che ci scrive: Emery è in rianimazione. E io gli ho anche risposto perché è stato il primo commento che mi è arrivato. Mi sono tagliato appena l'ho letto. E Pompeo addirittura ci va pesante. Ci scrive: Emery, secondo me, non si deve far vedere per un po' di tempo per non essere sputato in faccia.
Sì, effettivamente ha fatto una bella figura di merda, eh. Ma comunque, come vi ho detto, il Barcellona ha usufruito ben di due calci di rigore nel secondo tempo a partita ancora in discussione. Uno, quello del 3-0 e l'altro quello del 5-1, che poi ha rimesso tutto in gioco nel recupero. E allora c'è gente che comunque ci scrive mostrandoci il proprio disappunto. Ad esempio, Simone, con tutta sincerità, ci dice: io ho tifato Barcellona perché sono cresciuto con questo mito, ma secondo me l'hanno un po' rubata, quindi lui comunque ci va sul sottile. Ma passiamo invece a Giacomo, che è protagonista di un commento che non può mai mancare quando c'è un episodio, almeno un episodio, che fa discutere e non gioca la Juve. E poi era la Juve che rubava. Ovviamente poi il mondo è bello perché è vario, e quindi se ci sono gli intenditori ci sono anche quelli che comunque devono porsi delle domande, sono indecisi. Ad esempio Michael che ci scrive: ma i rigori c'erano? Cioè lui ci pone una semplice domanda. Simone risponde con un secco no. A quel punto arriva Richard che ci va sul pesante: ma stai zitto! Vabbè, scusa se uno comunque esprime il proprio parere, eh? Perdonami, Richard. Poi ovviamente ragazzi, io ripeto, il calcio è lo sport più strano al mondo e probabilmente non c'è una verità, non c'è una certezza. Dire con certezza ha sbagliato Emery, dire con certezza non poteva fare nulla, sono marziani. Perché a volte una risposta secca e una verità assoluta non esiste. Qui sotto, ovviamente, di commenti ne voglio leggere altri, perché voglio sapere anche il punto di vista di chi magari non mi segue su Facebook e quindi non ha commentato il post ieri sera e che invece vuole dirmi qualcosa sotto questo video. Parlando di errori arbitrali, parlando di Barcellona che ha compiuto comunque un'impresa, perché di questo si parla, o parlando anche del Paris Saint-Germain, di come ha buttato al vento un'altra grandissima occasione, di come ha riconfermato il tabù Champions. Detto questo, signori, il video spero vi sia piaciuto. Lasciate un like se così è stato. Se non siete già iscritti al canale, ci becchiamo domani con la carriera, ovviamente, perché questo video che esce di giovedì non fa slittarne altri. Quindi state tranquilli. Io vi mando un abbraccione, un bacione e bella, regà. Posso fare un commento pure io? Lo sta. Qua. Non ci si crede No, proprio. basta, basta. Non ci si crede. Manco un euro ci avrei scommesso. Com'è, con questi non si può giocare. No, vale. Non si può giocare con questi. Non è corretto. Ah, comunque, in tutto questo, Luis Enrique l'aveva detto, eh. Gliene famo 6. Almeno ha rispettato quello che aveva detto. I know I'm not alone.